Da Varignano di Arco un saluto. Telegarda è qui con piacere alla festa, come di tradizione nella prima domenica di Quaresima, la festa che vede a origini antiche dal mondo arcaico e contadino ricco di spiritualità. Il pentimento dei peccati, l'annullamento delle colpe attraverso l'invocazione del fuoco, l'invocare le divinità per un buon raccolto, con un corteo veramente molto particolare e con la conclusione di un grande rogo sul colle del paese. Ma io non vorrei aggiungere altro se non augurare a tutti una buona visione. Viva la Quaresima, che canti ballerà, volente pesantine, volente pesantine. Viva la Quaresima, che canti ballerà, volente pesantine, domani bagnerà. Questa è la canzone tradizionale per la bruciatura che accompagna questi carnevali. Ecco, voi venite tutti gli anni quindi? Sì, l'abbiamo ripristinato noi negli anni 74 circa, prima ci sono stati nei nostri antenati, dai. Però andiamo avanti con questa tradizione e la canzone questa è quella che accompagna questi carnevali. È il Bai del Casim? Sì, è il Bai del Casim, noi siamo di Tenno e è il primo anno che facciamo un carro di carnevale. Ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Dunque, questo è un carnevale storico, risale nel 1500. Ormai si è un po' trasformato perché i tempi corrono e anche noi ci dobbiamo aggiornare. Comunque il carnevale una volta veniva fatto dai contadini dei tre paesi, era il carnevale di Romarzolo. Ora noi come associazione, comitato valorizzazione Varignano, l'abbiamo ripreso 42 anni fa, perché era stato sospeso per 6-7 anni. Questo è un carnevale storico che i contadini, appunto, era un carnevale propiziatorio per il buon raccolto della stagione di primavera. Noi li abbiamo un po', dobbiamo aggiornare i tempi, ormai vicini ai carnevali fatti con le piramide, con le canne di bambù vestiti di alloro. Si sono giunti questi carri perché i momenti cambiano e anche noi ci dobbiamo aggiornare i carri.